La sua presenza oggi qui, dottore Iacono, è significativa. Questa non è senz'altro una giornata di protesta fine a se stessa, ma è la richiesta, la giusta richiesta di un intero territorio. Sì, guardi, il problema della Brest Unit, e voglio essere molto chiaro ed esplicito, la Brest Unit è prevista nell'atto aziendale ed è passata da struttura semplice a struttura complessa. C'era questa richiesta del territorio ed è una richiesta che noi abbiamo assecondato inserendo questo progetto nell'atto aziendale. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di dire, per poter attivare tutte le unità operative è necessario un finanziamento e il finanziamento rientra nel tetto di spesa complessivo dell'azienda. E a questo proposito c'è da dire che c'è un impegno specifico da parte dell'assessore regionale alla sanità. Attenzione, non è un impegno che ha assunto col direttore generale, l'ha assunto con la conferenza dei sindaci, dicendo che appena saranno esaurite la presentazione di tutte le piante organiche della regione Sicilia, e ancora non sono complete le piante organiche, ci sarà una integrazione di quello che è il tetto di spesa, quindi ci consentirà di poter fare tutto. Se non arriveranno i soldi, questi rimarranno soltanto dei sogni scritti. Sarà così anche questa volta? Aprirà le braccia anche questa volta? Questo, se non arriveranno i soldi, ovviamente è un dato di fatto, ma io sono certo, per quanto posso essere certo, se un assessore prende un impegno con i sindaci, non col direttore generale, io penso che l'assessore manterrà l'impegno. Quindi sotto questo punto di vista non sono certo, ma mi sento molto rassicurato. Un appello anche al nostro Presidente della Regione affinché non ci abbandoni e faccia in modo che questa Brest Unit vada in porto e che noi abbiamo questa unità multidisciplinare che abbiamo bisogno, anche perché già oggi molte donne del comprensorio si rivolgono a Gela e al Dottore Di Martino, quindi diciamo, è giusto che questo obiettivo venga raggiunto. La Brest Unit a Gela è necessaria. È l'unica speranza di salvezza per le donne che si ammalano di tumore al seno in un comprensorio. Non vogliamo che ci sia un disallineamento tra il finanziamento e il tempo massimo entro cui realizzarla. Quindi siamo qui, tutto il Partito Democratico, per apporre la firma, ma questo non basta perché poi dobbiamo chiedere un incontro con il Presidente della Regione, l'assessore, per diciamo, accelerare le procedure che faranno finanziare la struttura, perché abbiamo i tempi contingentati. Entro il 2016 la struttura deve essere consegnata al territorio, è un'opportunità, è inserita nella rete ospedaliera siciliana e noi non vogliamo perderla.